Sono Martina Galletta e sto per uscire in libreria il 24 febbraio con il romanzo La dimora degli dèi. Questo romanzo è nato quasi per caso, per gioco più che altro, nel senso che io ho sempre amato scrivere e desiderato scrivere, ma diciamo che mi sembrava una chimera riuscire a completare un romanzo intero. Avevo sempre scritto articoli, poesie, ma insomma un romanzo intero mi sembrava una grande sfida. Ho iniziato appunto quasi per gioco, buttando giù i personaggi e ambientandoli in una nave da crociera. Ho riletto il primo capitolo, non mi è piaciuto e ho cestinato tutto con un po' di delusione. Dopo qualche tempo ho ripreso in mano invece il testo e ho detto: senti, però, i personaggi potrebbero funzionare, soprattutto alcuni di cui adesso vi parlerò, ma l'ambientazione proprio non funziona. Però l'idea di questo luogo, diciamo, sia al contempo lussuoso e claustrofobico, come poteva essere una nave, mi affascinava. E quindi ho deciso di inserire questi personaggi in un lussuoso resort al confine tra la Germania, l'Austria e la Svizzera. Questi personaggi, dicevo, alcuni in particolare funzionavano abbastanza, tra cui la mia protagonista, Britta, che è una giovane donna austriaca che all'inizio del romanzo sta andando verso Berlino insieme al suo fidanzato, Rudi, che è un astro nascente del Partito Nazionale Socialista per sposarsi. Ma Britta non è assolutamente d'accordo con questa scelta che le è stata imposta dalla famiglia e dalla società e vorrebbe un destino diverso, anche se sa che purtroppo per le donne della sua classe sociale e per le donne in generale di scelta ce n'è poca. E il romanzo inizia così. Allora, la situazione oggi delle donne che scelgono di essere, diciamo, imprenditrici di se stesse o comunque attive intellettualmente e socialmente è difficile. È inutile negarlo, diciamo che sicuramente rispetto al 38, periodo in cui è ambientato il romanzo, le cose sono migliorate, ma è indubbio che ci sia ancora una grandissima disparità di genere a livello da tutti i punti di vista. Dal mio punto di vista, essere un artista è complicato, nel senso che devi comunque sempre dover dimostrare un po' di più dei tuoi colleghi uomini. In tutti i campi, adesso faccio un esempio che esula dal romanzo, ma io e il mio compagno siamo entrambi runner e ogni volta che diciamo questa cosa, tutti mi chiedono: ah, quindi lui ti ha insegnato a correre? Senza sapere che in realtà, se proprio vogliamo dirlo, è esattamente il contrario. Io correvo da una vita e ho portato Sebastiano, su questa strada. Però, l'idea, insomma, all'inizio subito tutti pensano che l'uomo abbia erudito la donna. Ecco, questa cosa viene fuori anche molto nel romanzo, no? Tanto è vero che Britta, insomma, dice: io non ne posso più di farmi erudire o sedurre, cioè vorrei avere un rapporto paritario con il genere maschile. Per quanto riguarda gli omaggi ai generi noir, thriller, giallo, perché poi insomma sono mescolate, romanzo al femminile, insomma sono tutti mescolati all'interno del mio romanzo. Se devo essere proprio sincera, la scrittrice che più in assoluto mi ha ispirato, anche a cui sono più affezionata, in questo senso è Agatha Christie. Quello che mi ha sempre colpito della Christie è che riesce a fare due cose. Riesce a tessere trame incredibili di una complessità pazzesca e con l'abilità del prestigiatore, no? Nonostante tu gli guardi le mani, non riesci mai a capire come abbia fatto, no? E quindi la Christie puntualmente ti sbalordisce all'ultima pagina, sempre, e nonostante abbia scritto centinaia e centinaia di romanzi. Ma nonostante questo, riesce a dare ai personaggi uno spessore psicologico che è veramente notevole. Ecco, senza ovviamente voler fare paragoni, ma il mio anelito era quello di fare un omaggio a questa grande regina del giallo che secondo me troppo spesso è stata sottovalutata a livello intellettuale più che altro, perché a livello di copie, insomma, direi che ne ha vendute abbastanza. Perché, ecco, speravo di riuscire a mettere insieme una trama complicata, intellettualmente stimolante, che fosse anche in grado di divertire, di affascinare, ma anche di dare spessore ai personaggi, in modo tale che ci si affezionasse ai personaggi come mi sono affezionata io. Io sono scrittrice, sono attrice, sono musicista e questo mi è stato di grande aiuto all'interno del romanzo, nel senso che innanzitutto mi piace molto riferirmi ai miei personaggi come a un cast e non uso questo termine a caso, nel senso che io proprio li ho vissuti come dei personaggi di una pièce teatrale, di un film, insomma, e il fatto di essere attrice mi ha aiutato a impersonarli mentre li scrivevo, non soltanto a livello, diciamo, intellettuale, intellettuale, quindi distaccato, ma proprio a sentirli fisicamente. E quindi questa cosa mi ha dato la possibilità, almeno spero, di dare loro la voce, non soltanto dal punto di vista appunto
emotivo, ma anche fisico, pratico, perché appunto uno può essere innamoratissimo e avere anche fame, avere una fame pazzesca, quindi, cioè, oppure può, non lo so, può ascoltare Chopin e avere freddo, cioè ci sono tante cose pratiche, perché secondo me dal punto di vista sensoriale un libro deve restituirti anche questo, devi sentirti calato totalmente all'interno della situazione e quindi devi provare quello che provano loro. Il romanzo è nato effettivamente durante il primo lockdown, più che una reazione alla paura o alla noia, è stato proprio una mia necessità di compiere un atto creativo. Ecco, diciamo che essendo artista comunque sono abituata a compiere atti creativi, no? E il lockdown ci ha fatto venire a mancare questo. E per me è stato come se mi avessero staccato la spina, cioè non vivevo più, non mi sentivo più viva, avevo bisogno di fare qualcosa. Infatti ho composto anche tantissima musica, ma non mi bastava. Avevo veramente bisogno di fare una cosa, di creare concretamente qualcosa. E soprattutto avevo finalmente il tempo per farlo. Perché, insomma, un romanzo implica tantissime ore di lavoro al giorno. Io lavoravo una media di 10 ore al giorno, suddivise in modo molto schematico, perché io sono molto metodica. Quindi la mattina studiavo, ovviamente il libro, essendo ambientato nel 38, durante l'Anschluss, ho dovuto studiare tantissimo, nomi di politici austriaci lunghi così, cioè un disastro di roba, e poi lavoravo 10 ore al romanzo, 10 ore al giorno, quindi è stato molto impegnativo anche fisicamente. Infatti quando l'ho finito ho detto, Dio, l'ho finito, non mi sono neanche accorta, è stato veramente un'esperienza. A mio parere l'arte e la cultura in generale sono l'unico strumento che abbiamo per abbattere barriere, per conoscere se stessi, per riconoscere le situazioni. Io molto spesso, io leggo veramente di tutto, leggo da De Sada a Dumas a tutti i classici greci, ho letto tanto, che troverete nel romanzo, ho letto tantissimo Dostoevsky, Chekhov, insomma di tutto. E ti capita nella vita di dire, oddio, ma questa situazione io l'ho già vissuta, e poi non l'hai vissuta, l'hai letta. Ma avendola letta e avendo letto un punto di vista, riesci a decodificare la realtà, o comunque a decodificare una parte di realtà. E questo ti rende più forte, meno indifesa, più centrata sulla realtà, e ti dà molte più possibilità creative, perché poi la creatività è come una valanga, no? Va e ha bisogno di continui stimoli per poter continuare ad andare. E soprattutto ti crea una proprietà di linguaggio, la lettura, la scrittura, che ti permette di poter esprimere in un modo sempre più preciso quello che senti, e questo ti aiuta a comunicare con chiunque, a qualsiasi livello. Con tre parole, chi è Martina e dove sta andando? Allora, Martina è una donna di teatro, e contamela come una parola sola. Ti direi sì, un artista, senti, concediamocelo. Quindi, una donna di teatro, un artista e un entusiasta. E dove sto andando non ne ho idea, credimi, non ne ho idea. Nei prossimi mesi lavorerò sicuramente all'uscita del libro, ricordo, La dimora degli dèi, edito da Infinite Edizioni, che uscirà il 24 e, diciamo, dal 24 in poi inizierò una tournée di presentazioni in tutta Italia, quindi mi sto dedicando sicuramente a quello. E poi sto iniziando a scrivere il secondo, che sarà sempre un romanzo storico, ma non vi dico di che periodo. Però, insomma, sì, sto iniziando a lavorare già al secondo, sono molto emozionata. Ovviamente il primo è stato frutto praticamente di una dettatura da non so chi, e col secondo sarà diverso perché ho più consapevolezza, però, insomma, vedremo che succederà.